Contributo straordinario da parte dell'amministrazione comunale alle scuole faentine per potenziare l'offerta formativa a supporto dell'attività didattica. Sono stati quindi stanziati 23.500 euro per gli istituti comprensivi statali della città per interventi socioeducativi rivolti principalmente all'infanzia. Parte di questo contributo sarà destinato alle scuole del Forese, Cosina, Reda, Granarolo e Borgo Tuliero per coprire le spese dei frequenti spostamenti che le classi devono intraprendere nelle attività al di fuori dell'istituto scolastico. E noi abbiamo avuto questo pensiero perché comunque le scuole della nostra città vanno sostenute anche appunto da parte dell'amministrazione sotto diversi punti di vista. Uno sicuramente è un'azione dedicata alle scuole del Forese che di fatto non hanno le stesse opportunità educative che hanno quelle della città, perché appunto per partecipare alle varie iniziative, alle varie manifestazioni, insomma devono sempre usare il trasporto, appunto acquistare i biglietti, quindi è una spesa anche abbastanza importante. Dunque noi con questo contributo, con parte di questo contributo, vogliamo erogare questo bonus viaggi che verrà distribuito in maniera direttamente proporzionale agli alunni presenti nei plessi delle scuole del Forese, così da aiutarli ad avere appunto maggiori opportunità educative, per avere più opportunità per partecipare alle cose che si fanno in città, alle attività che si propongono in città. E si tratta di 3.500 euro complessivi. La restante parte, sono 20.000 euro che restano da questa somma, viene suddivisa ugualmente in quattro parti, di quattro istituti comprensivi, quindi Istituto Comprensivo Europa, Matteucci, Carchi-Strocchi e San Rocco, per contribuire a potenziare l'offerta formativa, soprattutto in termini di didattica laboratoriale, interventi appunto sempre di natura educativa, laddove anche appunto le scuole stesse lo ritengano opportuno nei modi ritenuti più opportuni. Chiaramente poi alla fine dell'anno scolastico ciascuna scuola ci dirà come ha utilizzato queste somme. Vedo anche che possono essere utilizzate dagli insegnanti per attività di formazione. Se noi come istituzione offriamo dei momenti di formazione dedicati agli insegnanti, oppure se ci sono degli enti che propongono delle iniziative formative per i docenti su determinate tematiche, allora sì, parte di quella somma si può utilizzare per finanziare questi progetti di formazione che comunque sono a beneficio poi della qualità didattica che si fa in quella determinata scuola. Ecco, non sono cose, diciamo, accessorie, devono essere funzionali a quello che si fa. Federico Lega per Faenza Web TV.